Vai! Trago spunto per dire due parole su un libro che ho recentemente letto, intitolato Economia alcalina, scritto dal professor Antonino Galloni. Da questa lettura è emersa la convinzione che oggi come oggi la crisi e le varie crisi economiche e l'incapacità da parte della classe politica di rilanciare l'economia, non soltanto italiana, ma l'economia europea e mondiale, dipende da una semplice trasformazione, dal fatto che la tirannia, l'autoritarismo, la dittatura non si esercitano più a livello politico, ma si esercitano con molta maestria a livello economico e finanziario. E questo dimostrato dal fatto che esiste una classe di capitalismo, chiamiamola così, elitaria, di capitalismo finanziario o ultrafinanziario, il quale attraverso varie trasformazioni, a cominciare dal 1929, anno della famosa crisi della successiva depressione, che è stata appunto superata soltanto con un conflitto mondiale di grandissime dimensioni mai visto in precedenza, ha portato poi anche alla creazione di due dittature da parte dello stesso capitalismo finanziario. Sto parlando del fascismo, cioè della dittatura, del governo autoritario di Benito Mussolini, che è stato definito una creatura inglese, forse impropriamente, ma io direi proprio una creatura del capitalismo finanziario anglo-americano. Come è stata una creatura dello stesso capitalismo finanziario anglo-americano il finanziamento e il sostegno dato alla rivoluzione bolscevica e alla costituzione dell'Unione Sovietica per tutta la sua esistenza fino al 1989. Ma c'è anche un'altra dittatura che fu creata alla fine del 1932, fu creata dallo stesso capitalismo finanziario, che è il nazionalsocialismo. Per quanto le intenzioni sia del leader del fascismo che del leader del nazionalsocialismo fossero intenzioni popolari e quindi a sostegno del popolo italiano e del popolo tedesco, ma sono state strumentalizzate anche perché, come ben sapete, chi si presenta come politica democratica, quindi le cosiddette democrazie plutocratiche, come venivano chiamate dal cavalier Benito Mussolini, sono quelle che in qualsiasi momento possono opporsi alla dittatura, anche se questa dittatura è una loro creatura e viene fatto apposta appunto per stabilire una fase di aumento di potere e di controllo da parte dello stesso capitalismo finanziario. Bene. La dittatura a livello economico si esercita presentando il vessillo eterno e perpetua della democrazia che non esiste, soprattutto negli Stati Uniti d'America e direi anche in Europa e in Italia, perché c'è soltanto così una sorta di presentazione teatrale, cioè quello che avviene dietro le quinte non è mai perfettamente conosciuto. Quindi una strumentalizzazione della democrazia, perché se noi guardiamo bene, spero di avere ancora un po' di tempo per dire queste ultime due parole, poi ho finito, se noi guardiamo bene la democrazia non è più la democrazia riferita all'Atene di Pericle, no, oppure quella che poteva essere riscontrata nei successivi esempi di governi e regimi democratici, ma è una strumentalizzazione che attrae il popolo, la massa, la quale si sente come soddisfatta di esprimere un proprio parere e quindi una diversificazione di pareri e di opinioni che portano alla creazione di vari movimenti e quindi di vari indirizzi, di varie direttive.
che non fanno altro che complicare il compito del leader politico che dovrà condurre una politica per il rilancio dell'economia e il rilancio della produzione, quindi l'economia produttiva. Infatti, se uno la pensa in una maniera e tutti gli altri la pensano in varie maniere diverse, è chiaro che non ci sarà mai una sinergia, ed ecco a che serve la democrazia. Quindi è un po' come l'applicazione del divide et impera, sapete, tipico, no? La stessa cosa è avvenuta per il socialismo, questo l'abbiamo detto altre volte, il quale è stato poi strumentalizzato, non che la democrazia non sia, ma si presta a queste trasformazioni, così come il socialismo si è prestato alla trasformazione in un governo autoritario come era quello dell'Unione Sovietica, no? Non tanto per il sostegno delle masse, quindi il trionfo del proletariato, una grande utopia, ma per il controllo delle masse. Ci siamo? Suggerisco la lettura di questo piccolo saggio, breve saggio del professor Galloni, il quale mi ha dato spunto per vedere in questo iter di vita dai 70 anni che ci separano appunto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad una trasformazione dello stesso sistema economico che oramai è oggetto di predazione da parte del capitalismo finanziario che si chiama oggi ultrafinanziario. E in questo ha anche inteso, attraverso una assuefazione che è spinta sulla stessa società odierna, l'assuefazione è quella alla alta tecnologia, anche alla trasformazione dello stesso principio democratico, il quale, vedendo appunto che c'è questa larga diffusione dell'utilizzo dei mezzi di alta tecnologia, come per esempio gli strumenti di comunicazione come lo smartphone, eccetera, le varie cose che si possono fare, si pensa che tutti siano liberi di fare determinate cose e quindi anche democraticamente realizzati, ma il che è abbastanza lontano dalla realtà. Ci sono due fasi ben precise, in cui nel 1979 si riscontra la rinuncia a quella che era una politica di solidarietà sociale, dove ancora si vedeva l'intervento della cosiddetta economia keynesiana, cioè l'intervento dello Stato, il quale aveva ancora un ruolo da svolgere fino al 79, e poi si è dovuto riscontrare appunto la scomparsa di questa solidarietà sociale. Si è arrivati poi, dopo il 92, alla comparsa di una qualità che è assai contraddittoria nei confronti di quella che dovrebbe essere una onesta e rilancio un onesto rilancio dell'economia produttiva, cioè dell'economia reale, cioè la mancanza dell'etica. In economia non c'è mai stata etica, ma soprattutto dal 92 e poi dal 2001 in poi, dopo la cosiddetta globalizzazione, siamo arrivati alla mancanza di etica, per cui quello che è diventata l'economia è soltanto uno strumento che serve a questo capitalismo ultrafinanziario per aumentare i propri investimenti, cioè la privatizzazione dei profitti da parte di una piccola minoranza e la socializzazione del terzo. E direi che tutto questo fa meditare, insomma, nel senso che noi vediamo che purtroppo siamo ancora molto dipendenti da quelle che sono le direttive che vengono dagli Stati Uniti, e quindi noi siamo un paese nato, eccetera. Quello che si prospettava come così lenitivo di questo disastro totale che va continuando verso la tragedia poi ormai dell'economia italiana era la ricostituzione di uno Stato con una propria sovranità e soprattutto con la sovranità monetaria, ma anche la creazione di una federazione di Stati sovrani che hanno soprattutto la sovranità monetaria. Tutto questo credo che oggi come oggi sia non molto facile da ricostituire, poiché siamo entrati nella famosa gabbia della Unione Europea e della zona euro. Beh, con questo direi che ho espresso quelle due parole che potevano essere necessarie a capire anche il momento politico, anche perché la nostra politica oramai non fa altro che creare il solito teatrino di ridoline che ormai non serve più a nulla. Eccoci qua.
Grazie. Prego. C'è qualcuno? Hai due minuti. Sì. Vuoi farmi parlare a me? Allora, ti concedo questo, vabbè, allora questo che i nostri amici ci seguono, io ritengo che la mia risposta a quello che ha detto l'amico Giampaolo Pucciarelli sia abbastanza articolata, per cui non la posso presentare adesso, ma mi limito semplicemente a fare una sostanziale differenza tra ciò che è avvenuto nel dopoguerra, nel primo dopoguerra mondiale, e ciò che sta avvenendo oggi. Sono due posizioni abbastanza diversificate. Il capitalismo di inizio Novecento era un capitalismo produttivo. È vero che esisteva, era borghese nel senso buono del termine, sì, borghese ma produttivo, cioè si produceva, la ricchezza era prodotta collegata al prodotto industriale, dove ovviamente la faceva franca il prodotto industriale dell'industria pesante. Questa industria bellica ha dimostrato la sua sostanziale significatività nella storia dei popoli, tant'è vero che fino all'altro ieri negli Stati Uniti l'industria bellica aveva in mano il potere, come dimostra la vicenda di Richard Nixon, il quale per avere combattuto secondo una linea politica che è sempre stata quella del Partito Repubblicano, per avere combattuto l'aggressività statunitense che poi ha caratterizzato dopo Nixon e dopo, teniamoci bene, dopo Ford, perché Ford ha proseguito nella linea geopolitica del Partito Repubblicano di isolazionismo e di pacifismo, quella che sta cercando di portare avanti l'attuale Presidente degli Stati Uniti. Questa attività, come dicevo, di potere, di potenza dell'industria bellica, dell'industria pesante bellica, era comunque una produzione industriale. Adesso è quella che ha poi determinato le nazionalizzazioni, perché la prima forma di nazionalizzazione dell'industria è stata quando la produzione bellica industriale è stata gestita in proprio durante la guerra dallo Stato, tant'è vero che a dirigere i vari reparti di produzione bellica erano i militari. Questo non lo dice mai nessuno e lo dico adesso. Tutto è così. Certamente. Allora questo significa un preludio alla nazionalizzazione. La nazionalizzazione comporta l'eliminazione in sostanza della pseudo democrazia rappresentata dai parlamenti liberamente eletti, dopodiché è evidente che la deriva è quella che noi conosciamo. Detto questo, e siccome il discorso diventa abbastanza complicato, mi limito a fare presente che quella produzione, quella borghesia industriale che aveva in mano il potere allora, è stata sostituita dalla borghesia economico-finanziaria, dei finanzieri, degli sfruttatori finanziari. Dei banchieri. Che banchieri fanno parte della finanza, del potere finanziario, che ovviamente è quanto di peggio ci possa essere. Tutto il resto cercheremo di affrontarlo al momento opportuno. Aug!